Io ci credo perché la Repubblica è democratica, è antifascista, è fondata sul lavoro, sulla solidarietà e sul rispetto tra tutti noi cittadini. Io ci credo. Io ci credo perché il volto della Repubblica è il volto delle donne che votarono per la prima volta il 2 giugno 1946. Io ci credo perché le istituzioni della Repubblica sono una garanzia di libertà, di pace e di democrazia. Bedesoin, me desicraio, perché a vo la Repubblica degna hernu de vivre libro e de bâtir in avenir plus sûr, prepuit. 2 giugno, mi creo perché le proprie si multra gagliord, e ci si sente il premio di sa mans su un avenir, a bout coraggio ed responsabilità. Vive la Repubblica, vincioso di tutto. Io ci credo perché oggi possiamo pretendere libertà, giustizia e uguaglianza, cosa che fino a 74 anni fa i nostri avi hanno potuto soltanto sognare. Io ci credo perché nessuno è escluso. Io ci credo perché soltanto un'Italia unita e capace di autodeterminarsi può contribuire positivamente ad un'Europa altrettanto unita e consapevole dei propri valori. Io ci credo perché parleremo lingue diverse, avremo abitudini culturali difficili da comprendere, ma ciò che ci accomuna è la ricerca di pace e di spirito di collaborazione. Io ci credo perché nonostante le difficoltà nel farla funzionare, la Repubblica Italiana continua a essere il progetto di pace, libertà, democrazia e giustizia sociale per cui hanno lottato le donne e gli uomini della Resistenza e in cui anch'io mi riconosco. Io ci credo perché fra i principi fondamentali della nostra Costituzione l'articolo 9 affida alla Repubblica, insieme alla promozione della cultura, la tutela del paesaggio. La nostra identità si esprime anche attraverso la difesa dell'ambiente. Ci credo perché appartengo all'Italia, gioiello del mondo. Qui le mie radici, la nostra storia. Sono miei e tuoi i valori della nostra Costituzione. Io ci credo perché se gli italiani restano uniti, costituiscono una Repubblica resiliente. Io ci credo perché contiene l'articolo 8 che sancisce la libertà e il pluralismo religioso in Italia. Questo è un grande principio democratico sul quale potremo costruire una legge che garantisca uguale libertà a tutte le religioni. Io ci credo perché la tutela del territorio diventerà sempre più importante e i padri costituenti, nella loro lungimiranza, l'hanno inserita nella nostra Costituzione.